Seconda selezione di Mister e Ginetta d'Italia sta per partire. Siamo con il responsabile nazionale dei talent, Giuseppe Messina. Una manifestazione che cresce, una manifestazione che diventa bella per far partecipare le ragazze, ma soprattutto una partecipazione che punta sulle ragazze italiane. Sì, Mister Ginetta d'Italia, appunto, come hai detto tu, un concorso nazionale, molto serio soprattutto, dove le iscrizioni sono gratuite, diciamolo, perché molti concorsi fanno pagare, invece noi non facciamo pagare nulla, e diamo opportunità a queste ragazze di crescere nel mondo dello spettacolo. Non per forza devono fare le modelle, ma chi di loro ha un talento cerchiamo di mandarle avanti anche nel proprio talento. Sicuramente le ragazze siciliane sono tra le più belle d'Italia, inutile nasconderlo. Se arrivano proprio alla finale, per forza deve essere più bella Italia, anche se per me, un mio punto di vista, le ragazze sono tutte belle, però è chiaro, non possono arrivare tutte 3.000, perché come tu ben sai, noi faremo circa 150 tappe in Italia, si parla di 3.000 ragazze selezionate, ma soltanto 64 avranno la possibilità di andare alla finale nazionale, che sarà dal 4 al 7 settembre a Milano Marittima, un posto meraviglioso. E poi in regione ci sarà la grande finale a Marina di Ragusa, e già si sta lavorando, perché Mister Ginetta sta crescendo anche nei talent. Sì, c'è da dire che Mister Ginetta d'Italia sta crescendo veramente tantissimo sui talent. Considera che copriamo tutta Italia con i nostri talent, ma soprattutto la regione Sicilia, dove ci sono almeno 5 talent che coprono tutta la regione, e devo dire che ognuno di loro ha molta professionalità.